10 aprile 1919. Emiliano Zapata viene attirato in un'imboscata e assassinato per ordine del generale Venustiano Carranza, che rappresenta la borghesia agraria del nord. Rivoluzionario e guerrigliero messicano, Zapata intraprende la carriera politica nel 1909. Eletto sindaco della sua città, Anenequilco, tenta di redistribuire le terre locali per vie legali e istituzionali. Il tentativo fallisce e Zapata, nel 1910, imbraccia le armi. I suoi obiettivi, scritti nel piano Ayala, sono la redistribuzione di terre ai contadini nullatenenti, l'espropriazione di latifondi e la nazionalizzazione delle risorse.